Presidente Musumeci ha emanato una nuova ordinanza di contenimento al coronavirus che tiene conto di alcune preoccupazioni emerse dal Comitato Tecnico Scientifico Regionale che abbiamo trasmesso anche a livello di governo centrale, al Comitato Tecnico Scientifico Nazionale e alla cabina di regia. La Sicilia parte da una zona arancione che noi abbiamo vissuto nelle settimane scorse e grazie alla quale abbiamo abbassato i contagi e gradualmente reso meno pesante la vita delle strutture ospedaliere, ma è una zona arancione che viene rafforzata dalle misure sulla scuola, dalle misure antiassembramento, dai controlli agli ingressi, da una maggiore presenza e da maggiori azioni di screening e quindi da un sistema sanitario che negli ultimi mesi ha raddoppiato il numero delle proprie risorse umane sul territorio di ogni singola provincia e quindi vuol dire un contact tracing più veloce, più efficace, più efficiente e il ricorso agli strumenti diagnostici dal tampone molecolare al tampone rapido. Abbiamo alcuni mesi ancora difficili, sono importanti soprattutto per proteggere la campagna vaccinale e in queste settimane, inutile nasconderlo, i contagi sono schizzati in alto. Lo avevamo detto che il periodo delle feste avrebbe dovuto fare vivere a ciascuno questo momento nella propria intimità e con maggiore responsabilità. Purtroppo così non è stato e ne vediamo i risultati. Oggi quasi 2.000 nuovi positivi. Poco importa che ancora non ci sia una forte pressione sul sistema sanitario. Quando è partita la seconda ondata siamo partiti da 70 posti di terapia intensiva. Oggi partiremmo da 200. Ecco perché servono, le vogliono i cittadini, misure di maggiore contenimento. Serviva da parte della Regione Siciliana un segnale molto forte anche al governo nazionale che abbiamo potuto trasmettere grazie al parere del Comitato Tecnico Scientifico. Il monitoraggio non è concluso, il monitoraggio è quotidiano, valuteremo se restringere ancora di più in quelle aree dove il contagio dovesse essere crescente, così come il Comitato Tecnico Scientifico ha detto nel suo parere. Intanto l'auspicio è che i cittadini vogliano vivere queste settimane con un maggiore senso di responsabilità e che anche le istituzioni, penso quelle che sono deputate ad esercitare i controlli sulle città, sull'ordine pubblico, sulla sicurezza dei cittadini, vogliono dare un contributo un po' più significativo, se serve anche facendo ricorso alle associazioni di protezione civile, al nostro volontariato. Ma è indispensabile che queste giornate di maggior contenimento si accompagnino a responsabilità da parte dei cittadini e a controlli da parte delle forze dell'ordine.